il fuoco a simboleggiare con la sua luce la fede e l'acqua, simbolo del battesimo e della nascita alla vita. È attorno a questi due elementi che si è svolta tra la cattedrale di San Zeno e il battistero di San Giovanni la cerimonia tenuta per la veglia di Pasqua dalla diocesi di Pistoia, una cerimonia di grande suggestione cui hanno partecipato molti fedeli e di cui a TVL ha parlato il vescovo Monsignor Fausto Tardelli, che l'ha presieduta. Il punto centrale di questa veglia ovviamente è l'annuncio della resurrezione del Signore. In questa notte in particolare rinascevano a vita nuova i credenti e così amministrava il battesimo, cioè il sacramento della rinascita cristiana, il sacramento del morire con Cristo e del risorgere con Lui a vita nuova. E quindi è rimasta questa liturgia battesimale fondamentale. Durante la veglia pasquale si benedice il sacro fonte del battesimo, si benedice l'acqua, si è aspersi con quest'acqua. Quest'anno in particolare nella nostra chiesa cattedrale una piccola novità ma molto significativa: abbiamo siccome un bellissimo battistero con una vasca battesimale straordinaria, proprio un monumento che ci ricorda l'importanza del battesimo, e dunque durante la celebrazione processionalmente ci recheremo al battistero, lì celebreremo la liturgia dell'acqua e poi rientreremo solennemente nella cattedrale. Ma oltre a questo momento, che è quello del ricordo del battesimo, da sempre la veglia pasquale ha anche un altro segno importante, che è quello della luce. La luce che rompe le tenebre, che spezza le tenebre, la luce che vince le tenebre del male, del peccato. E come nella notte questa luce nuova viene significata dal fuoco che viene acceso alle soglie della chiesa, all'inizio della celebrazione, poi si entra nella chiesa quando la chiesa è buia, non ci sono luci accese, solo un cero rimane acceso, che è il segno di Cristo risorto, luce che illumina le tenebre del peccato e del male. Poi pian piano a quella luce si accendono tante altre piccole luci, ogni fedele ha la sua candela e accende a quella luce che è il segno di Cristo, la propria luce che è segno della fede, della propria fede, del proprio impegno nel bene. Poi alla fine ecco che si illumina tutta la chiesa, tutta la cattedrale nello splendore appunto della gioia pasquale e viene dato solennemente l'annuncio che Cristo è risorto.